Wahegu, Jber, ritrovati dal vostro Andrenin 91 su Inazuma Eleven Gotuono. Nello scorso episodio siamo arrivati nell'epoca Sengoku nel 1500 e rotti e abbiamo fatto la conoscenza di Hidetoshi Toyotomi, oppure Tokichiro, insomma dipende anche da come lo vogliate chiamare, ma ad ogni modo è uno dei principali condottieri giapponesi appunto di quel periodo di Sengoku. E dobbiamo comunque sia incontrare Nobunaga. Quindi non abbiamo niente di concreto su Nobunaga. Potrebbe essere più difficile di quanto pensassi. È un po' difficile avere informazioni su Nobunaga. Non ne abbiamo cavato un ragno dal buco parlando con gli abitanti, chiedendo ma Nobunaga quando viene, quando non viene, dove sta, dove non sta. E quindi siamo punto e a capo. Ehi, siamo qui solo da un giorno. Non è andata poi così male. Bravi ragazzi, mi è piaciuto l'impegno che ci avete messo. È vero, possiamo continuare le nostre ricerche domani. Giusto. Non riesco a credere che abbiamo incontrato il vero Hideyoshi Toyotomi. Furio a fare ciò che non riesce a Nobunaga, vero? Furio a unificare il Giappone. Non possiamo semplicemente usare l'aura di Hideyoshi? Assolutamente no! Ecco qua, David. Non si può creare la squadra invincibile scegliendo i giocatori a seconda dei gusti. Devono completarsi a vicenda, in perfetta armonia. È un po' come in cucina. Bisogna usare gli ingredienti giusti, altrimenti il sapore ne risente. Quindi, se non seguite le mie istruzioni alla lettera, potete dire addio alla squadra più forte di tutti i tempi. Ci siamo capiti? Va bene, datti una calmata, nonno. Voglio dire. Comunque, l'unico compatibile con l'aura di Nobunaga è Riccardo. Davvero? Io? Come disse appunto nello scorso episodio, essendo lui il regista della squadra, beh. È l'unico effettivamente che potrebbe essere compatibile con Nobunaga, ed infatti David ha confermato. Da quando sono diventato una pietra, riesco a percepire con molta più facilità la forza latente nelle persone. Con il suo raro talento di regista, Riccardo dovrebbe essere il candidato perfetto per ricevere e usare al meglio il potere di Nobunaga. Quindi devo essere in grado di accogliere la sua aura. Ce la farai e devi esserne fiero, figliolo! Tu diventerai un membro della squadra invincibile! Ah, può essere che con l'aura di Nobunaga Riccardo riesce poi a sprigionare l'armatura. Molto più forte diventa. Sì, d'accordo. Non ci riesce con l'allenamento, però. Beh, diciamo che anche Arion ha dovuto fare il Miximax con Tescat per capire come usare l'armatura, però dopo ci è riuscito da solo. Arion, non ti sei ancora alzato? Ma che ore sono? Non pensavo si potesse dormire tanto a lungo. Oh, una volta ho dormito 15 ore di fila, quindi Victor si può. Io e Victor siamo andati a fare un po' di ricognizione. Sembra che oggi Nobunaga visiterà il villaggio. Il villaggio? Oggi? Sì, per una parata militare. È la nostra occasione. E quello se la dorme alla grande. Pure Wonderbot. In piedi, dormiglioni! Volete che vi lasciamo qui? Poverini. Dai, andiamo a controllare sto villaggio. Non dovrei aver fatto sfide. Ah, forse ne ho fatta una? Ah, però ci ha ricaricato. Vai a vedere la parata di Nobunaga. Con molto piacere. Sempre che questi. Ah, non c'era più lì. È scomparso uno di quelli che voleva fare sfide. Ma ci sono solo quelli opzionabili. Dovrebbero essere opzionabili, poi non sono sicuro, però. Vedremo poi andando avanti. Quello laggiù! È lui! Dove? Dove? È decisamente Nobunaga Oda. Beh, mi chiedo da cosa l'abbiano capito. Dal fatto che ha un look che non rispecchia il vero Nobunaga o dal fatto che è a bordo di un cavallo e tutti quanti stanno offrendo cibo? Questi ravioli sono eccellenti. Vegeta. Sono onorata che le piacciono, mio signore. Solleva il capo, servitrice dello Stato. È vero che ti affidi a una ricetta unica di tua invenzione per preparare i ravioli? Servitrice dello Stato. Sì, mio signore. È un problema? Problema? Niente affatto. Al contrario, mi congratulo per la tua diligenza. Oh, la ringrazio molto, mio signore. È lui che stavamo cercando? Ah,
Non mi sarei mai aspettato che avesse un debole per i cibi fatti in casa. Ma poi i ravioli giapponesi, i gyozi. I gyozi sono buonissimi, sono. L'ho provati e sono wow. Che sono questi ragazzini? Non immagino come siano quelli fatti in casa, ancora meglio. Forestieri, a giudicare dall'aspetto. Beh, abbiamo gli occhi a mandorla, quindi... Seguaci di Magawa venuti a spiarci, forse? Come osi? Non fare male a cose del genere. Siamo viandanti, mio signore. Non ci tratterremo a lungo. I Magawa? Viandanti? Lo spero con tutto il cuore, per il vostro bene. Mi voglio servirla. Tuttavia, perché ve l'ho domandato? Quale spia rivelerebbe spontaneamente il proprio intento? Una spia stupida. Vi concedo il beneficio del dubbio per ora, ma sappiate che questi occhi non possono essere ingannati da deboli menzogne. E se tu ci dai il beneficio del dubbio, vuol dire che non sei, che sei convinto che noi siamo forestieri. Oddio, pure qua è arrivata, ti pareva? Wow, povero cavallo! Che succede? Un cavallo imbizzarrito! Chi è? Chi è che ha parlato? La pilota! Spostatevi! Incredibile! Allora, avete visto? Anche i cavalli selvaggi si inchinano davanti a me. C'è un aneddoto. Per quanto riguarda fermare male come un animale imbizzarrito. Potete crederci o potete non crederci, poi dopo sta a voi. L'ha fermato con un gesto della mano, ha sprigionato la sua aura, vabbè, è esagerato. Ma il mio bisnonno, quando era giovane, diede... c'era un toro in campagna che stava, insomma, dando fastidio alla sua parte di terreno, stava rompendo la recinzione. Allora, sto toro sbuffava di continuo e rompeva, A un certo punto, bisnonno ovviamente si è incazzato, ha dato una cazzottata potente al toro, proprio l'ha preso in pieno in testa, il toro è cascato a terra. Svenuto! Per far sì che un essere vivente svenga, deve succedere che il cervello tocca il cranio, quindi l'osso, la scatola cranica. Il pugno di... è stato talmente potente da far sì che il cervello si toccasse con la scatola cranica e quindi far svenire un toro. Ma ce ne vuole di potenza. Quindi è possibile effettivamente fermare una bestia imbizzarrita con una mano. È stato divertente. Un attimo, chissà se... Beh, questa scena è stata divertente. Quello di mio bisnonno è stato un racconto, quindi è stato divertente pure quello. E mia madre ha assistito. Quindi è confermata, non è una cazzata questa. È il nostro momento! Maximus! Aia. Aia. Però no, Wonderbot, no, sapete che se... No. Cos'è quello strumento? Sapete che sembra? Artigio. Wonderbot sembra il panda guerriero. E non Kung Fu Panda, però Kung Fu Panda è ispirato appunto alla leggenda del panda guerriero. Perché essendo un orso, è praticamente un panda, sembra, appunto, no? Perché ha le forme molto morbide, col cappello in testa e il filo di paglia tra i denti, insomma, è proprio quello. È uguale. Questo? Questo mio signore serve per i fuochi artificiali. Ho pensato che a sua signoria sarebbero piaciuti. Sì, ma non se glielo spari contro. Artificiali? Per le feste, suppongo. Beh, sì, non so per del cosa genere. Li usate voi. Assolutamente del genere. Esattamente quello, sì. Capisco. Allora mi auguro di poterne ammirare una dimostrazione alla prossima festa. Oh sì, ne sarai davvero felice, mio signore. Mi congratulo per la tua diligenza, artigiano pirotecnico. Artigiano, non esageriamo. Creatura robotica proveniente dal... E io dovrei ricevere l'aura di quell'uomo. È un androide. Ha un cervello. Boh. Perché Miximax non ha funzionato? Non ne ho la più pallida idea. È la prima volta che succede.
È forse una questione di brocche o di bricchi. Di brocchi bricconi. Perché? Di contenitori, insomma. Eccola là. Oh mamma! Diciamo che il nostro amico Riccardo è un recipiente e bello grosso. Ma allora di Nobunaga lo è di più. Riuscirà a contenerla? Dico di... no. Esatto. In poche parole, tu e Nobunaga non viaggiate sulla stessa lunghezza d'onda. Il Miximax però richiede un equilibrio perfetto. E inoltre il destinatario ha bisogno di una forza sufficiente per contenere l'aura che deve acquisire. Ma il Miximax tra me e un dinosauro è riuscito senza troppi problemi. Perché? Mio caro Fei, l'aura di Nobunaga è molto più grande di quella di un dinosauro. Nemmeno la membrana delle pistole riesce a contenerla. Il destinatario di un'aura deve assorbire direttamente il potere che gli viene trasferito. Quindi cosa facciamo? Semplice, è necessario ottenere l'abilità per contenere tutto il potere necessario. In altre parole, devi allenarti di più, figliolo. Impara più che puoi su Nobunaga e cerca di emularne le caratteristiche mentre ti alleni. Il Miximax è fondamentalmente una procedura secondo la quale due diverse forme di vita si fondono in una singola entità. Quindi saremo come una persona sola. Capisco. Inizierò subito ad allenarmi e la prossima volta non fallirò. Il virtuoso ha parlato! Noi siamo tutti con te. Sì, ma avremo mai un'altra chance di usare le pistole Miximax? Ehi, Nobunaga, quando è che fai festa? Non ci sente. Kazu, qualcosa non va? Oh, maestro Riccardo, mio fratello, l'hanno rapito. L'hanno portato via, paura che non lo rivedrò mai più. Che si tratti di cervi bianchi? Forse, non lo so. Sono andati verso la foresta, a ovest. Oh, maestro Riccardo, non so mica cosa farò senza Sasuke. Sasuke, è tuo fratello! Davvero? Avranno voluto vendicarsi per ciò che è successo ieri. Meglio darsi una mossa. Lascia fare a noi, Kazu. Salveremo Sasuke, te lo prometto. Mi fido di te. Sasuke? Cosa? No, cioè si chiama veramente Aiuto, il fratello? Non ci credo, il fratello si chiama Aiuto. Beh, deve essere salvato. Oh, amico Card? Però potrebbero esserci... cosa? Scusa, no, cos'era? Ah, Shuriken alla moda. Beh, devo trovarlo per forza qui, credo. Però se possiamo incontrare giocatori interessanti, ragazzi, sarebbe fighissimo, eh? Ok, vediamo un po'. Le sfide poi le faccio, tranquilli, mi alleno, non vi preoccupate. Magari sto skippando un po' troppe sfide, però poi le faccio. Chi va là? Ah! Ah, siete voi, ragazzi. Mi avete fatto prendere un colpo. Tu ce l'hai fatto prendere a noi. Sei stato tu a farci prendere un colpo. Cosa ci fai qui? Beh, le mie fonti dicono che il covo dei cervi bianchi si trova nel cuore della foresta. Tutto torna, quindi. Devono aver portato tasca al loro covo. Oh, no, non ne sapevo niente. Beh, la cosa non mi sta bene. Vengo con voi. Metteremo fine a questa storia. Davvero, grazie mille. Non c'è problema. Ma non abbassate la guardia. Questo posto è pieno di pericoli. Va bene, Tokichiro. Ok, allora... no, mi sembrava ci fosse una stradina, ma no. Se giro la visuale, niente, non trova nulla. Ok, va bene. Non importa. Allora, qui deve esserci questo, bene. È obbligatorio, quasi. Scatto repentino! Non so se lo impara per conto suo, il nostro amichetto Victor. Ah, questo non è uno sfidante? Ok, questo per... questo. Oh, creatura arcane! Buono. Oh, attenzione. No, questo non ci... forse non ci sfida proprio. Eccolo qua, il covo dei cervi bianchi. È questo il covo? E voi mocciosi, cosa? È la banda dei cervi bianchi! Tasche, tutto bene? Tasche te, Arion-sama! Ci siamo infilati nella foresta per cercare Tas. Ma mi sa che siamo più che altro... che ci siamo più che altro infilati in un bel guaio, eh? Shishimaru, un altro condottiero. Dovrebbe essere un condottiero se non sbaglio. Poi magari o ha un altro ruolo nella storia oppure è un condottiero anche lui. Oh no. Ma forse poi di epoche diverse. Forse non è neanche lui. Bene bene, vedo che non vi risparmiate in quanto a convenevoli. È solo Beta può essere. Infatti è Beta. Sono questi ficcanasso di cui parlava Lady Beth. Lady Beth? Chi è nemico di Lady Beth è anche nostro nemico. Ridurremo in polvere quei bambocci.
Devono essere sotto il controllo mentale di Beta. Liberate Task e tutti gli altri. Liberarli? Beh, visto che richiedi con tanta educazione, d'accordo. Li lasceremo andare, certo. A patto che riuscite a sconfiggerci. Dici sul serio? Sì, e vorrei aggiungere che le vostre probabilità di vittoria sono pari a quelle che avete di leccarvi il gomito. Attenzione, Beta, perché c'è chi riesce a leccarsi il gomito, quindi... Questo è ancora da vedere. Dai, provaci allora. Io non ci riesco perché... Non ce la faccio. Sono geneticamente predisposto a non riuscire a fare un cavolo nella vita, quindi è inutile. Sì, una volta ci sono riuscito, anche se ho dovuto piegare i bracci in un modo tutto strano. Giochiamo anche noi! Sei sicuro, Task? Sai cosa si prova a essere rapiti senza poter far niente per evitarlo? Vogliamo dimostrare quanto siamo forti, sai? Sì. Quanto coraggio quel corpicino! E come tremano le tue gambette! Chiudi il becco. Ecco, fare il ballo del twist, no? Un attimo. Questa è la nostra battaglia, non possiamo coinvolgere altre persone. Beh, non è del tutto vero, no? Questi tipi sono dei rapitori, dobbiamo fermarli. È un obbligo che abbiamo verso la società. E poi il vostro calcio è simile al Kemari, il nostro sport tradizionale, che guarda caso è la specialità di questi ragazzi. O sbaglio? Non sbagli mica. Se vincono, accetterete di liberarli e di lasciarli in pace una volta per tutte. Ehi, le regole le decidiamo noi, giusto Lady Beth, mia signora? Per me va bene. Tanto se perdete finirete comunque in cattabuia per un sacco di tempo. Allora è deciso. Così pare. Ci vediamo al campo delle risaie e non fateci aspettare. Gioca contro i cervi bianchi. Ma è una partita di quelle singole oppure è una... Ah, c'è solo l'argento, niente. Aumenta la difesa, no. Però se è una partita di quelle lunghe... Verrebbe un video un bel po' più lungo stavolta. Ed infatti il video termina qui. Io come sempre vi ringrazio per averlo seguito. Vi ricordo in descrizione i link per Twitter e Instagram. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi a noi. Ci vediamo come sempre domani con un nuovo video. Bye bye.